Da dove arriva l'ispirazione per questo libro? L'ispirazione arriva da un'esperienza assolutamente personale ed è quella di vedere nascere una guerra, vedere come germogliava e come stava arrivando questa guerra, questa apocalisse, in un mondo che si rifiutava di prenderne atto. E questo non solo per i comuni cittadini che sono rimasti praticamente all'oscuro della cosa fino al 22 febbraio, ma anche da parte di analisti che pensavano che la cosa fosse, che una guerra fosse assolutamente improbabile, addirittura fosse una provocazione americana. E tutto questo io pensavo invece che fosse probabile, quasi certa, ma non per informazioni riservate, ma solo anche per un'informazione del fatto che in un'esercitazione non si schierano gli ospedali da campo, invece gli ospedali da campo erano schierati, c'erano anche le sacche di sangue già pronte. Cioè, quindi queste cose non erano in possesso degli analisti. E allora io previsto questa cosa e ho cominciato a studiarla perché, rispetto all'angoscia che provavo, ritengo che quando siamo di fronte a un problema grosso è meglio affrontarlo nel dettaglio in modo da avere un quadro ben chiaro e come affrontarlo. E questa è una cosa che a me psicologicamente è servita, anche se poi vedo che non serve a far diminuire l'ansia perché prevedo, si finisce per conoscendo queste cose, per prevedere gli avvenimenti. Cioè, per prevedere gli avvenimenti e molto spesso per capire che forse l'evoluzione potrebbe essere ancora più negativa di quella che è già oggi. Il secondo motivo poi è nato proprio durante lo scoppio della guerra, quando ho sentito in televisione analisti, storici, fare ricostruzioni sommarie, parziali, probabilmente anche per colpa dei tempi televisivi, e che comunque cozzavano contro quella che era la mia memoria personale di quegli anni, degli anni passati dall'89, dalla fine dell'Unione Sovietica ad oggi. E allora quello che mi sono detto è: perché non aiutare il lettore? Perché non aiutare il pubblico a ripristinare queste memorie che sono il nostro filtro, sono la nostra arma di difesa personale contro le fake news, no? Non perché siano infallibili, ma semplicemente perché è un modo per verificare, per capire. E allora questo libro serve proprio a questo, a ripristinare una memoria il più possibile oggettiva, in modo da dare al lettore la possibilità, di decidere che cosa fare, da che parte stare, perché è una guerra che ci riguarda e che chiede, in questo momento, chiede a noi che cosa siamo e per cosa vale la pena schierarci. Qual è la peculiarità di questo libro? In cosa si distingue dagli altri sul mercato? Allora, la peculiarità è, almeno questa era la mia intenzione, era, come dicevo, era quella di dare al lettore le fonti riassunte, però complete, anche se contraddittorie. Io non sposo una tesi a priori, anche se alla fine ho delle conclusioni alle quali io arrivo. Però la completezza dell'informazione voleva dire che quando, per esempio, io parlo del protocollo del memorandum di Budapest, no? Io riassumo e cito tutto il memorandum di Budapest. Cito le proposte di Lavrov che erano state fatte a dicembre del 2021, non mi limito a dire una cosa così generica, vado nel dettaglio e vado a vedere che cosa sono e le giudico. Ma la cosa più particolare e che manca, secondo me, nelle opere che sono uscite finora, è proprio questa che dico adesso. Devo riallacciarmi all'esperienza della guerra fredda che ho vissuto nei miei 20 anni durante gli anni Ottanta. Una guerra fredda per la quale l'Occidente era impreparato, che invece a un certo punto l'ha vista vincitrice, visto vincitore l'Occidente,
Ma soprattutto, ma non perché la guerra l'ha vinta l'Occidente. L'Occidente non ha mai avuto una capacità di guerra ideologica o di Cold War, come la chiamava James Burnham, nei confronti dell'ideologia comunista o sovietica. Tutto questo è avvenuto perché l'impero sovietico è stato destabilizzato da una non ideologia, da una non propaganda, da una propaganda che era meramente umana. Ed era quell'umanesimo slavo che ha visto in Solidarnosc, in Polonia, in Carta 77 con Václav Havel, Václav Benda, in Cecoslovacchia, e con Giovanni Paolo II e con tutta la grande epopea della dissidenza russa, che oggi non ricordiamo più, ha visto questo umanesimo far di sì che il comunismo si dissolvesse e ci fosse la più grande, più colossale vittoria incruenta della storia, che la vittoria incruenta è l'ideale cristiano, la vittoria incruenta. Noi a questo tipo di vittoria incruenta non crediamo più, nel senso. Da una parte, non solo siamo impreparati militarmente, quindi con una carenza di armi e munizioni, in assenza di una riconversione industriale, per la guerra che Putin ha già fatto e noi ancora non abbiamo nemmeno l'idea di ipotizzare, ma no, siamo sempre più impreparati proprio rispetto alla guerra ideologica o la nomachia, come la chiama Alexander Dugin, che è l'ideologo di destra, che è molto, molto vicino alle posizioni putiniane. Tutta l'ideologia del Ruski Mir, non è un'ideologia globale, l'ideologia secondo cui la Russia è la portatrice di valori sani, tradizionali, e che aspira a diventare un punto, di attrazione per tutti quelli che hanno delle idee, conservatrici. Il problema è che tutte queste belle idee conservatrici devono fare a meno di quelli che sono i diritti umani e i diritti più elementari della democrazia. E quindi ci sono decine e decine di migliaia di russi che sono incarcerati per aver espresso dei dubbi, anche solo dei dubbi sulla guerra, oltre a tutta una serie di omicidi misteriosi che avvengono nei nostri punti, è avvenuto nel nostro tempo. E noi siamo impreparati a tutto questo, non sappiamo che cosa dire. E non sappiamo che cosa dire perché ci siamo dimenticati di quella grande lezione di umanesimo slavo che avevamo appreso durante la Guerra Fredda. E quindi questo libro riassume da una parte quelle che sono le posizioni, di Putin e che fanno capire come rispetto a quello che dice, a quello che proclamano lui e i suoi sodali, ogni ipotesi di pace o di armistizio sia assolutamente fallace fino a quando non saranno i russi a fermarsi. Ma però per far sì che si fermino dobbiamo essere noi convinti di quello che siamo, convinti di quello che è la difesa dei nostri valori, dei valori dell'Occidente, del valore della libertà e della democrazia. Tenendo conto che per una democrazia non basta andare a votare, ci vuole una magistratura indipendente, ci vuole una stampa libera, ci vogliono corpi intermedi, tutte cose che in Russia attualmente mancano sempre di più. E quindi se noi non siamo consci di per che cosa dare la vita, perché le cose per cui vale la pena vivere sono quelle per cui è giusto dare la vita, se noi dimentichiamo le lezioni per esempio, di Jan Patosca sotto questo aspetto, ebbene, noi siamo destinati a perdere prima di ancora di aver combattuto. E questo libro cerca di invertire una tendenza. Non lo so, spero che abbia frutto. Ecco, questo è solo quello che posso fare. Però una cosa che non potevo fare a meno di fare, ecco, visto che questa è la domanda, ero obbligato a farlo. Grazie.